Dicevamo, secondo te invece il popolo del Milan come ti vede, ti apprezza, ti senti amato dal popolo milanista? Ma sì, io ho avuto degli straordinari riconoscimenti. Quando potevamo andare in campo, ho fatto il giro del campo, avevo tutti i tifosi che inneggiavano a Tiziano Crudele, quindi sono state emozioni fortissime che mi rimarranno sempre dentro. Poi è anche vero che siccome il calcio è una materia talmente opinabile che sovente non ha il consenso di tutti. Cioè, se io per esempio dico che a Verona il Milan ha giocato una buona partita, non una partita straordinaria, c'è qualcuno che non la pensa così, insomma, ma è anche normale che Se sia tu così. fossi il presidente del Milan e avessi la possibilità, la facoltà di comprare tre giocatori del campionato italiano di altre squadre, ovviamente, quale prenderesti, su quale opteresti la scelta? Intanto non avrei fatto, è chiaro col senno di poi, l'errore di cedere Andrea Pirlo. Perché guarda caso è proprio il giocatore che manca al Milan. 31 anni che ritenevano che fosse finito e invece lì sono stati commessi degli errori di valutazione equamente divisi tra società, tecnico e dirigente. Altri giocatori, adesso è difficile, anche perché se un giocatore oggi costa una fortuna e non ci si può permettere, vista la crisi economica, di spendere più di tanto. Quindi l'aspetto positivo di questo Milan, al di là dei risultati attuali, è che ha chiuso il calciomercato con un attivo di 17 milioni. E quindi questa è la dimostrazione che si possono fare degli affari intelligenti anche non spendendo delle cifre folli. Senti, che cos'è per un tifoso milanista l'Inter? Ma vedi, per me è la squadra. È l'altra squadra di Milano. Io non provo, come provano molti, odio, avversione. Mi è indifferente, mi è assolutamente indifferente. Se perde, vabbè, faccio un sorrisino. Se vince, Qual è però, il se l'Inter vince, come ha vinto con Mourinho, riconosco i meriti dell'Inter. Limite secondo te invalicabile tra tifoseria e violenza? Cioè, ci sono dei paletti da Sì, salvaguardare? perché vedi, io da sempre combatto, la rivalità va bene, ma non bisogna eccedere, non concepisco l'odio. Io non odio gli interisti, mentre ci sono dei milanisti che odiano gli interisti e degli interisti che odiano i milanisti. Cioè mi capita di andare in giro e mi sento urlare, Crudeli, sei un milanista di M. E vedi proprio negli occhi della gente proprio l'odio. Cioè, questo non lo concepisco, io posso esserti antipatico, mi puoi, come dire, puoi non soffrirmi, giri il canale se sei in televisione o vai da un'altra parte quando arrivo io. Cioè, sinceramente questo C'è qualche simpatia per una squadra estera, di cui simpatizzi particolarmente? è. Beh, io amo il calcio, io amo il calcio, vivo il calcio 24 ore su 24 anche perché. Purtroppo qui è un errore che facciamo molto e siamo convinti di essere depositari della verità e invece bisogna aggiornarsi giorno dopo giorno, quindi seguire le metodologie di allenamento, le partite. A me piace per esempio il calcio inglese, mi diverte perché io vedo la prima contro l'ultima, però mi entusiasmo. Poi va bene, Real Madrid, Barcellona Qual è sono squadre. il rammarico da tifoso del Milan di un giocatore che da tifoso ti sarebbe piaciuto vedere con la maglia rossonera che non è arrivato? Bah, ce ne sono tanti, ce ne sono tanti, per cui non ce n'è uno in Se proprio particolare. dovessimo fare un nome? No, ma vedi, per esempio a me è spiaciuto Ibrahimovic, la cessione di Ibrahimovic, l'ho capita perché era una questione di ordine economico, così come amavo, calcisticamente parlando, Shevchenko. E proprio Shevchenko la settimana dopo essere andato al Chelsea baciava la maglia del Chelsea e questo mi ha rammaricato perché noi tifosi ci leghiamo Certo. profondamente ai nostri giocatori più rappresentativi. Ho amato calcisticamente Kakà, una persona straordinaria, un ragazzo straordinario, perché poi spesso bisogna scindere il giocatore, il grande giocatore dall'uomo e non tutti i grandi giocatori sono dei grandi uomini.
Se ti avessi invece fare una domanda sulla Juve, Milan-Juventus, a volte sembrano molto legate, a volte sembrano molto distanti. Tu questo rapporto come lo vedi e come lo vivi tu? No, la Juventus riconosco che negli ultimi anni è stata, non si può non riconoscere i meriti della Juventus, bisogna saperli accettare, anche se, proprio stavo scrivendo un pezzo stamattina, nel corso di questi 3 anni dobbiamo anche recitare il mea culpa noi milanisti, perché non più tardi di 2 anni fa, la 30esima, 29esima giornata, il Milan aveva 4 punti di vantaggio sulla Juventus, con 2 partite in casa, Fiorentina e Bologna. Ha perso con la Fiorentina 2-1, fra l'altro un gol di Amauri al 90esimo, sul retropassaggio sbagliato di Meksès, guarda caso. E poi ha pareggiato col Bologna. La Juventus ha vinto quei 2 incontri e ha superato il Milan, poi ha vinto alla grande lo scudetto. Quindi c'è il rammarico di non aver saputo gestire quelle 2 partite che avrebbero potuto consentire alla Juventus di non vincere lo scudetto e al Milan di vincere il campionato. Sembra che, almeno attualmente, il futuro del Milan sia orientato a rimanere con la famiglia Berlusconi, vedi l'inserimento di Barbara Berlusconi all'interno dello staff societario. Da tifoso, quali consigli potresti dare, o ti viene da dire in modo spontaneo, a Barbara Berlusconi in questo senso, per il futuro? Ma vedi, qui bisogna entrare in una realtà completamente diversa, in un mondo completamente diverso. Noi tifosi vediamo sempre gli aspetti tecnici o tattici della squadra, invece ci sono aspetti commerciali, di marketing, che vanno tenuti in grande conto. Per esempio, Casa Milan è un business non indifferente che sta producendo dei ricavi interessanti. Il prossimo passo sarà la costruzione di uno stadio di proprietà che consentirà di aumentare quelli che sono i ricavi, gli introiti. Tutto questo ti permetterà di poter fare anche degli investimenti su certi giocatori per potenziare l'organico, per rinforzare l'organico. Ok, ringraziamo Tiziano È stato un e piacere, ragazzi, sempre a disposizione.